Aveva trovato una polizza super scontata su Facebook e non ci aveva pensato due volte a sottoscrivere l'RC Auto. Peccato che fosse una truffa. Lo ha capito a sue spese un automobilista di 40 anni, cittadino senegalese residente a Firenze, che ha scoperto il raggiro dopo un controllo fatto dalla Polizia Municipale di Montemurlo con il Targa System, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli. Gli agenti hanno contestato l'infrazione all'automobilista, che però era certo di essere in regola. Un paio di anni fa l'uomo aveva avuto un incidente e quindi era passato in una classe di rischio elevata. Non avendo molte disponibilità economiche, l'automobilista si era messo alla ricerca di una polizza più conveniente e su Facebook si era imbattuto su un profilo nel frattempo già sospeso. Aveva quindi compilato un form e pagato la quota su una carta ricaricabile PostePay, ricevendo via WhatsApp una finta attestazione di pagamento. Per l'automobilista, truffato dalla falsa assicurazione, è scattato quindi il sequestro dell'autoveicolo. La querela per truffa è stata trasmessa alla prefettura, che dovrà decidere circa l'eventuale annullamento del verbale, pari a una multa di 849 euro, e il dissequestro dell'auto.